Siamo qui con Elisa Longoborghini. Ritornerei a 5 anni fa alle Olimpiadi di Rio. E cosa rappresenta per te quel bellissimo risultato e il terzo posto? Ma è sicuramente stato un risultato emozionante e qualcosa che mi rimarrà sempre, sempre impresso. Quest'anno sarà un pochino diverso perché anche le Olimpiadi arrivano un anno dopo il normale ciclo olimpico, diciamo, e sarà emozionante allo stesso modo di Rio, perché comunque ogni volta che vai a fare un'Olimpiade è come la prima. Sì, sicuramente. E la convocazione l'avevi data per scontata? Immagino di no, perché bisogna sempre guadagnarsi tutto. Ma non c'è niente di scontato nel ciclismo in generale, e poi quando si parla di convocazione nazionale a maggior ragione. Ho voluto fare una bella primavera anche per questo motivo. Adesso sono qui al giro e sto cercando di fare una buona preparazione in vista delle Olimpiadi, e ci sto riuscendo, quindi è un buon, diciamo, una buona prospettiva. Elisa ha fatto un grandissimo inizio di stagione e mi permetto di dire che non hai mai sbagliato un appuntamento, e siamo sicuri che andrai alla grande. Un grandissimo in bocca al lupo da parte nostra. Grazie mille e un saluto a tutti gli amici di bici.pro.